Con mister Stefano Colombo, il tecnico della Folgore Castelvetrano, alla termine di Mazzara, Folgore è terminata 1-1. Mister, la vediamo subito molto arrabbiato. Partiamo da ciò. Sì, decisamente, perché diciamo che è stata una partita brutta. Non per colpa nostra, ovviamente, perché eravamo venuti qui con i buoni propositi per cercare di fare una partita di calcio. In realtà siamo stati costretti a fare tutt'altro. Ci siamo dovuti adeguare alla bruttezza di tutto quello che abbiamo trovato e quindi, insomma, anche noi siamo diventati brutti. Una partita inguardabile. Sia più preciso. Sono stato preciso, ho già detto. Chi vuole capire, capisce. Cosa ha trovato? Quali difficoltà ha trovato? Ambientali oppure difficoltà nella squadra nel giocare contro il Mazzara per il gioco che faceva il Mazzara? No, ambientali assolutamente. L'ambiente che ho trovato a Mazzara, ho trovato un ambiente buono, tranquillo. Il tifo non neanche l'ho sentito. Brutta la partita, brutta perché non si giocava a calcio. Si giocava in un altro sport che abbiamo fatto. Quindi questa è responsabilità anche della sua squadra che probabilmente insomma, non ha saputo esprimere quel gioco che di solito lei insomma, professa, no? No, io non professo. Noi proviamo a giocare a calcio e proviamo a fare una partita di calcio. Quando poi dall'altra parte trovi una squadra che non vuole giocare a calcio, quindi perdite di tempo, gente che sta a terra, e continuamente cercare dei falli, delle situazioni che non sono di questo sport. Che questo è, dico, se dobbiamo fare una partita di chi è più furbo, ne puoi fare una, ne puoi fare due, ne puoi fare tre, ma 30 partite così non le puoi fare. Ma lei si riferisce a qualcosa che è successo dopo il vantaggio del Mazzara e dopo il pareggio della Folgore oppure è un atteggiamento generale dal fischio d'inizio? Io ho visto una partita brutta. Noi inizialmente abbiamo provato a giocare, abbiamo provato a impostare da dietro, abbiamo provato a fare la nostra partita. È chiaro che poi non era possibile perché era complicato, ma non era complicato. Mentre l'arbitraggio come lo qualificherebbe? Ma sono dei ragazzi che la domenica vengono a fare il loro dovere. Non ho nulla da dire sull'arbitro, se il rigore c'è, se il rigore non c'è, non è quello il problema. Perché poi alla fine questi ragazzi, nella confusione, nella bruttezza, poverini, si ritrovano anche loro a dover gestire delle situazioni che non sono più di calcio, sono altre cose. Ecco, mister, noi in cabina di commento comunque abbiamo visto una partita non dai ritmi sicuramente altissimi, non elevatissimi, ma comunque dai ritmi godibili, con qualche fiammata più che altro. Ecco, qualche fiammata da una parte, qualche fiammata dall'altra, soprattutto nel primo tempo. Nel primo tempo dove la partita è stata anche sostanzialmente corretta. Nella ripresa poi qualche nervo è saltato. Dico, cioè, non so, forse io dalla panchina ho visto un'altra partita. È stata di una bruttezza unica. Cioè, mi vergogno quasi oggi di essere stato in campo per una partita del genere. Non è questo lo sport che mi piace. Mi piace un altro tipo di sport. Mi piace vedere due squadre che si affrontano mettendo in campo le proprie caratteristiche, il proprio lavoro settimanale. Quando invece dobbiamo fare una partita di chi è più furbo a cadere, di chi è più furbo a prendere un fallo, di chi è più furbo a battere un fallo laterale, io non mi ci ritrovo in questo calcio. Non è calcio mio questo, assolutamente. Assolutamente, mister. Un'ultima domanda, almeno per me, da sottolineare comunque la reazione che ha avuto la sua squadra dopo lo svantaggio, e anche il fatto che siete riusciti a trascinarvi una tifoseria in trasferta, sebbene sia una trasferta, vicina, ma la reazione è sintomo di carattere. Sì, no, ma la mia squadra è una squadra decisamente che ha il carattere dalla sua. Cioè, noi siamo una delle poche squadre che ha perso, cioè, noi abbiamo perso quattro partite in tutti. È vero che ne abbiamo vinte pochissime, però battere noi ti devi mettere bene e devi fare una partita con tutti i sentimenti. Dall'altra abbiamo poi un tifo che siamo riusciti a portare di nuovo allo stadio. Ci sono tanti ragazzi che la domenica ci vengono a sostenere e vengono a sgolarsi in tutti i campi. Noi abbiamo un tifo eccezionale che ci sta sempre,
addosso, che viene a vedere a volte anche gli allenamenti. La Folgore è una squadra molto seguita. È chiaro che questa mancanza di vittorie per noi sta diventando quasi anche un problema psicologico, dico, perché passiamo in vantaggio e ci riprendono all'88esimo come l'Accademia, il Fulgatore e quant'altro. Andiamo in svantaggio, comunque la forza per recuperare ce l'abbiamo sempre. È difficile che noi usciamo dal campo senza aver dato tutto. Oggi abbiamo giocato dall'inizio con 4 attaccanti e un trequartista. Volevamo fare una partita d'attacco, ma non era possibile, perché la palla quando arrivava dalla parte del Mazzara ce la ritrovavamo di nuovo sopra le spalle di Pizzolato, perché era un continuo ping pong da una parte che cercava di approfittare del vento, non lo so di quale virtù del fato oggi doveva aiutare una squadra. Non lo so qual era oggi il santo che doveva proteggere, perché il rigore non ne voglio parlare. Ci sono situazioni dubbie anche a favore nostro, ma non esistono, perché dico, oggi dovevamo fare una partita a casaccio e purtroppo alla fine è venuta fuori questa, è venuta una partita dove non c'è stata nessuna trama di gioco, non si è visto niente. Potevamo stare a casa, finivamo 0-0 e tornavamo, ci prendevamo un punto a testa.